nome d'arte Mimì. Mimì è soprannominato al di fuori della Vespa, io sono anche un motociclista, ma sono un biker, per cui vespista e biker selvaggio. Okay. Per quanto riguarda le moto faccio certi tipi di viaggio, per quanto riguarda la Vespa faccio i tipi di viaggio per la Vespa. A me piace fare i raduni mondiali della Vespa e viaggi e soprattutto i raduni. Raduni, per esempio raduni mondiali della Vespa, qualche radunetto in giro dove avuto io, ma soprattutto raduni estremi, tipo io sono un veterano del famoso raduno Elephant and Treffen, sì. Mi piace dormire fuori all'aperto dove la temperatura viaggia dai 15 ai 20 gradi sotto zero. Quest'anno in Vespa ho fatto l'Agnello Treffen, ho fatto qualche altro raduno e il Sila Treffen con la Vespa, per cui sono queste cose particolari che non tutti amano fare praticamente, perché sono cose estreme, sono cose viaggiare d'inverno, è diverso da coloro che viaggiano, che fanno grandi viaggi durante l'estate, e per questo io ho fatto il mio logo, che è questo qua, si chiama Mimì Vespista Selvaggio, per questo motivo, perché sono un solitario e mi piace fare cose senza prenotare, senza alberghi, sai, campeggio, cose eccetera eccetera, roba da io definisco persone fighe, no? Io sono rozzo così e mi piace fare le cose così. Poi quando ci sono queste manifestazioni, a me piace venire e parlare con le persone, perché chi mi conosce sa come sono, un tipo semplice, rozzo, definiamolo rozzo così, e poi loro sono curiosi di sapere come mai uno come me gli piace fare questa vita da zingaro, no? Che poi alla fine queste persone rose sono zingari, nel senso viaggiano durante il giorno e poi la sera si fermano ovunque, per strada, sotto ai ponti, sotto alle piante, e si accampano così come capita, sapendo il rischio che possono correre per eventuali qualche malintenzionata, però, ma noi lo sappiamo già. Io preparo la mia Vespa, gli metto sopra tutto quello che mi occorre, la tenda, eccetera, 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 e parto senza meta, senza sapere né dove vado, né cosa faccio, senza navigatore, senza niente. La cartina io la metto qui e poi mi organizzo il mio viaggio e parto. Parto via da casa con i miei pezzi di ricambio sulla Vespa, motore, fili, eccetera, e le solite cose, e vado all'avventura. Poi, quando arrivo a destinazione, mi guardo attorno e poi mi do il da fare, come organizzarmi per il raduno, per la festa, eccetera, eccetera, eccetera. E così via anche per i raduni mondiali della Vespa. Come è venuto a conoscenza dell'evento? Allora, l'evento della conoscenza a me mi è arrivato tramite degli amici vespisti, tipo, non so, il Flaviano Oliviero o lo Stefano, che noi abbiamo già fatto un altro documentario sempre sulla Vespa, e tramite loro mi hanno contattato, mi hanno detto: Mimì, se vuoi venire lì a questa manifestazione è un onore.